Buonasera a voi, vi è soltanto dato questo. Io penso che riuscirò a fare soltanto le prime due pericopi, cioè concretamente la cosiddetta visitazione e... No, ma così va bene, guarda, così va bene. La cosiddetta visitazione e il Magnificat. Cerchiamo di farli un pochino con calma. Allora, cominciamo con la lettura del testo biblico, della prima pericope, del primo brano. In quei giorni, Maria si alzò ed andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu tra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore ha detto». Allora, guarda, è un testo notissimo, ma di una densità incredibile. Allora, la volta scorsa abbiamo letto il brano dell'Annunciazione. Abbiamo visto che come struttura letteraria, è vero che viene annunciato un figlio a Maria, ma la struttura è quella di un racconto di vocazione. Alla vocazione che cosa segue? La missione. Perché il vocato è mandato. E quindi questo racconto si deve intendere come un racconto di missione. Cioè vuol dire che Luca, se ti sta facendo vedere Maria come, secondo il DNA del credente che è chiamato, adesso ti fa vedere il DNA del credente che è mandato e che si deve specchiare in lei, che ne è il modello modello supremo del discepolo, credente, mandato. E in questo senso, questo brano che notoriamente noi chiamiamo la visitazione di Maria, andrebbe un pochino cambiato, cioè non è che posso cambiare il titolo, ormai quello che rimane il titolo rimane così in eterno, però cosa va a fare Maria? Va a visitare solo? Ad esempio, molte volte si legge questo testo come il brano della carità di Maria, scusate. Una donna avrebbe bisogno di un aiuto quando il bambino è nato, ai primi giorni, non quando sta per nascere e lei se ne va via. Cioè, non so se avete notato, E lei se ne parte, a un certo punto, e dice: ma è andata a fare che cosa sulla montagna di Giuda? È evidentemente il significato che Luca ha voluto dare a questo testo, non è semplicemente la carità. C'è una carità. La carità prima resta quella dell'annuncio, del portare il Cristo. Questa è la carità assolutamente necessaria da parte del credente, porta il Cristo. Nell'ottica della missione vanno letti i vari particolari che costituiscono anche la introduzione narrativa all'incontro delle due donne. Maria non si nasconde, non si ripiega su di sé, a diversità di Elisabetta. Vi ricordate che Elisabetta rimane nascosta 5 mesi e teneva il più possibile nascosta anche la sua gravidanza, tutto per sé. Quello che il Signore ha tolto. Maria porta, diciamo, al contrario, proprio la gioia, la fa salire sui monti di Giuda, perché questo è il Cristo. Maria si mette in movimento per portare il lieto annunzio che sta misteriosamente prendendo forma nel suo grembo. Resta però la questione del perché ella si metta subito in movimento verso la montagna di Giuda, visto che l'angelo di per sé non le ha dato alcun ordine. Invece non è vero. Vi ricordate che l'angelo aveva detto: idu, in greco, ecco. Il testo greco, quell'ecco, vuol dire, non, la nostra particella ecco non ha a che fare col verbo vedere, mentre in greco è l'imperativo vedi. Arda. Guarda, Allora guarda, vedi. In questo senso Maria ha accolto l'invito dell'angelo a vedere
non a curiosare, a raccogliere il segno. Maria è la vera credente che non rifiuta il segno che Dio le accorda. Le ha dato un segno di una parola che non sarà impossibile a Dio. Non la parola di Elisabetta, anziana e gravida. Ho detto, oggi non c'è bisogno di Dio per fare queste cose. Di donne anziane che sono fatte mettere incinte, abbiamo parlato tutti anche con molta, scuotendo il capo, giustamente. Maria è la vera credente che non rifiuta il segno che il Signore le accorda e perciò sale sulla montagna di Giuda. Guarda che dietro, quando questo testo io lo faccio ad esempio all'Alexio, si può lavorarci tantissimo. Cosa vuol dire ad esempio nella vita poi? Sapere accogliere i segni del Signore, perché il Signore ci dà un sacco di segni, non pensate nei miracoli, ma sono segni del suo amore. Ma noi abbiamo gli occhi per vederli, questo è il problema. Il problema non è che se il Signore ci dà dei segni del suo amore, se gli occhi per vedere. Quindi di esercitarsi a riconoscere i segni del suo amore. Allora, in questo Maria appare antitetica alla figura dell'incredulo Acaz. Voi direte, chi è questo qui? È un personaggio troppo importante nel Primo Testamento, perché Acaz, il papà di Ezechia, il grande re riformatore, fu quello che ricevette la promessa dell'Emanuele, del Dio con noi. Ma era il re incredulo. Io non voglio tentare il Signore, non chiederò alcun segno. E Isaia dice, cosa? Non vi basta di avere stancato la pazienza degli uomini per volere stancare anche la pazienza del mio Dio? Guardate che l'espressione stancare la pazienza. Immagini che io e lei abbiamo avuto un diverbio, siamo magari vicini di casa e abbiamo un po'. A un certo punto io vado e faccio denuncia e andiamo in tribunale. Questo è il verbo stancare, Cioè finire, non diremo con le brutte. Quando si finisce davanti al giudice vuol dire che la cosa è proprio andata. È tremendo, è come il Signore l'avete tirato al punto che è come portare uno davanti al giudice. Questo è Acaz. Acaz non chiedeva segni, perché non credeva ai segni. Non vi basta di stancare la pazienza degli uomini perché vogliate stancare anche la pazienza del mio Dio? Da autentica credente, Maria non chiede segni, perché lei non l'ha preteso il segno. Non l'ha fatto come Gedeone, diceva, un attimo, perché vogliamo vedere se l'angelo dice il vero o il falso, forse ha sbagliato indirizzo. Vi ricordate Gedeone, il famoso vello, no? Bagnato il vello, asciutto fuori, poi... come si dice, asciutto il vello e tutto bagnato fuori, ho avuto la prova del 9, poi la controverifica e dopo finalmente comincia anche a crederci un tantino. Beh, è molto diversa lei, ma lei è la credente che intraprende il suo viaggio per vedere ciò che il Signore sta facendo in mezzo al suo popolo per questa umanità. Quindi va per vedere Elisabetta per poter cogliere l'azione potente di salvezza del Dio di Israele. Questo fa lei. Non come ha fatto una volta il nostro diacono, e ha detto, mi fu riferita, sono stravolti alcuni miei fratelli di gruppo di preghiera, dice, ma il nostro, quel diacono lì è arrivato e ha detto che Maria è salita per vedere se l'angelo aveva detto il vero. Cioè, mi capite bene, insomma. Non è in questo senso che è salita, non per verificare la veridicità dell'angelo, ma per accogliere ciò che il Signore le dà. Così è implicita una sollecitazione per il lettore, è chiaro. Come Maria, il lettore è chiamato ad una fede dagli occhi aperti, una fede che cerca di rendersi conto di ciò che il Signore opera nella tua vita, ma anche nelle vite degli altri, nelle vite dei tuoi fratelli e delle tue sorelle. Questo vuol dire, Allora, Maria dagli occhi aperti. Allora, l'Evangelista ci consegna poi un ritratto di Maria in movimento, aspetto che appare ancora più chiaro nel testo greco. È Anastasa de Mariam entais emeireis tautais e poreute eis ten orinen metas pudes eis polin iudan cae eis elfen eis ton coi oikon. Cosa avete sentito voi quella parola? Eis. L'ho fatto apposta, non voglio dire che Don Patrizio non abbiamo capito niente, non importa. Sentivate questo eis.
che ripone di 5 volte, cioè eis, che eis è la particella di movimento, moto verso, quindi te la fa vedere proprio il movimento, no? Ed è un movimento che avviene spudè, in fretta, termine carissimo a Luca, perché indica un forte slancio religioso, cioè una grande passione che prende la persona. Scusate, come vanno i pastori a Betlehem? Andranno in fretta. Come dovrà scendere Zaccheo dalla pianta? Scendi e Zaccheo scende in fretta, spudè, e noi diremmo proprio straccia pantaloni, no? Zuffete. Cioè, ma questo perché Luca vuol fare capire proprio questa fretta che è disponibilità, che non perdere tempo. Guardate che questa espressione la trovate anche in Paolo al capitolo 12 di Romani, e quando si dice, quando uno esorta, collabora adesso il ministero, mi ricordo più il versetto, un attimo solo che faccio più la svelta a cercarlo, e quando dice a un certo punto chi attende al ministero, chi lo faccia con semplicità. Chi presiede lo faccia con spudè, con diligenza. Poi noi abbiamo trovato diligenza, cioè presiedi, non rimandare le decisioni sempre a domani, a dopodomani. Spudè, stai sul pezzo, noi diremmo oggi. D'accordo? Rimani sul pezzo. Questo per il chi presiede, nella comunità, spudè. Qui è questa fretta che è lo slancio d'amore, è la fretta dell'amore che vuole affrettare l'incontro. Ma anche se non c'è lo stesso verbo, lo stesso termine, vi ricordate i discepoli di Emmaus dopo che gli si sono spalancati gli occhi? Il verbo non è semplicemente aprire, e noi è spalancare, avevano aperti anche prima gli occhi, erano come offuscati, poi si sono aperti del tutto. Ebbene, e come andranno a Gerusalemme? Corrono a Gerusalemme. Non c'è la parola spudè, ma non dice che tornano, no. È proprio una corsa a Gerusalemme. Peraltro una fretta simile è riscontrabile in vari testi dell'Antico Testamento. Ve ne ricordo una, che è proprio tutta presa da questa atmosfera di una fretta, ma nel senso dello slancio amoroso. Quando ci sono i 3 visitatori che arrivano alle querce di Mamre. Abramo che corre lui all'armento, in fretta va da Sara, affrettati a preparare delle focacce. Tutto è fatto con un clima per dire non li facciamo aspettare, non tardiamo. E questo trovo splendido, quindi questo tema della fretta, questa atmosfera religiosa che indica la prontezza, l'obbedienza, la partecipazione a quello che si vive. Luca fa trasparire quindi la volontà di imporre a noi lettori la prontezza e l'agilità del salire di Maria verso la montagna di Giuda. Con tale immagine vuole positivamente provocarci e interpellarci, perché noi ci abbiamo a domandarci, ad esempio, ma io cos'è? Sono sempre uno che indugia, che ritarda? Qual è la mia prontezza ad accogliere il Signore? Peraltro sono parecchi i testi che è il tema della vigilanza, no? Uno deve essere pronto ad aprire al Signore che è vicino, che bussa. Questo è un messaggio. Maria te lo dà, questa spudè. Tu la vedi? Poi è anche interessante questo verbo. All'inizio dice anastasate Mariam. La parola anastasi sapete benissimo cosa vuol dire. Resurrezione. Certo che per mettersi in movimento ha dovuto alzarsi. Cos'era? Era seduto, non importa niente, anastasa, sorta. Questa Maria che sorge e che va, perché dietro questa parola, come se Luca ti facesse vedere, è la forza del risorto che agisce in ogni missione, perché è così, è il risorto che ti manda. È il risorto che è presente là dove lo si annunzia. È vero che qui il bambino non è neppure nato, è solo nel grembo di Maria, ma il mistero della risurrezione illumina tutto, tutto il senso della storia della salvezza. Anastasi Maria, sorta Maria. Va bene? E quindi vedetela, ed è interessante anche, siamo solo alla cornice,
il luogo in cui lei va, ed è la regione montuosa. Va bene, sappiamo, sui monti di Giudea, no? Sui monti di Giudea. Che cosa vi viene in mente? Pensate ai piedi di Maria, perché in fondo di lei, anche se non sono nominati, si vedono i piedi che salgono in fretta. E lei sta portando il lieto annunzio. Cosa vi viene in mente di testo biblico? Sì che lo sapete? Anche, alla fine sì, ma ce n'è uno specifico. Come sono belli sui monti i piedi, in ebraico è la Mbasseret. Mbasseret è l'annunciatrice di Vangeli. La Bessorà è il Vangelo, la lieta notizia di una vittoria meritata, eh? E come sono belli sui monti i piedi della Mbasseret Sion, dell'annunciatrice di Sion, dell'evangelizzatrice di Sion, evangelizzatrice di Sion. È come se l'eco di quel testo isaiano, oltretutto, come sono belli sui monti, perché poi c'è Sion. E poi sentirete come rispondono le sentinelle, senti, le sentinelle alzano la voce, insieme gridano di gioia. Vi viene in mente il grido di chi? Di Elisabetta, ma ci torniamo tra poco. Quindi va verso un villaggio che rimane anonimo, ma con un orizzonte facilmente riconoscibile, i monti che cingono Gerusalemme. Vi ricordate? I monti cingono Gerusalemme, il Signore cinge il suo popolo. Ecco l'idea di questi monti di Giudea, che sono un po' simbolo della protezione e della cura di Dio. Voi mi guardate così, sapete perché la Gerusalemme, non quella di adesso che si è estesa ovunque, ma la Gerusalemme storica era questa collinetta, immaginate una cosa così, e poi circondata dai monti, in questo modo. Ed è piccolina, piccina, quindi le montagne di accanto, più alte, e giù c'era la città su una collinetta che era il Sion, e poi il Tempio sul Moria. Va bene? Cioè, quando si va, se voi andate in Gallicanto, andate sempre in Gallicanto una volta quando andate in terra di Israele, a Gerusalemme, perché dal Gallicanto si vede bene qual era l'antica città. La si vede giù, la si vede tutta, si capisce bene com'è. Da lì si vede, lì si capisce. Allora, Gallicanto è un posto da cui arriva su quella scala romana che quasi certamente Gesù fece quando fu poi arrestato, tirato su dagli olivi, il monte del giardino degli olivi è di sotto, quindi non si scappa. Allora, arriviamo a quello. Allora, lei va, oltretutto interessante, entra nella casa di Zaccaria e saluta Elisabeth. Ovviamente, intanto Zaccaria non può parlare molto. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il viaggio si conclude quindi con l'ingresso nella casa di Zaccaria e con il saluto di Elisabetta. Nel saluto di Maria non vi è soltanto l'adempimento di una formalità, di una consuetudine di buona educazione, ma vi è una parola efficace che realizza quanto promesso. Il saluto, sapete, ebraico è lo shalom. Cioè, non è solo una cortesia, è un dono di shalom. Peraltro è il senso del Salmo, no? Chiedete pace per? E io infatti mi domando, ma si fa tra loro chiedete pace per Gerusalemme? Shalom shalom Yerushalayim. Chiedete la pace di Gerusalemme. La pace di Gerusalemme è la pace di Dio, no? Che vive lì. Shalom shalom Yerushalayim, chiedete pace, altrimenti ci voleva l'Yerushalayim, non c'è in ebraico. È la pace di Gerusalemme, pace di Dio. Dopo la chiederai anche per Gerusalemme, ma cambia molto, eh? Vabbè, adesso parte questa roba qui. Voi dite, così non mi lascia più dire neanche i salmi tranquillo. Allora, con la missionaria Elisabetta si verifica quanto Gesù dirà poi ai suoi inviati. In qualunque casa entriate, prima dite Shalom, e Irene a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace,
la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà a voi. E quella pace che, di cui dirà Paolo, che è bellissimo quel testo di Filippesi, testo cruciale dell'Avvento, e la pace di Dio che sorpassa ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori in Cristo Gesù, nostro Signore. Filippesi 4, avete presente? Versetto 7. Allora, dono della pace, il dono della gioia sovrabbondante, che poi vanno insieme, non dimenticate che quando si parla del frutto dello Spirito in Galati, si dirà che il frutto dello Spirito è amore, agape, gioia, pace. Agape è caris, è cara, e è irene. Amore, gioia e pace. Questa pace viene in realtà portata dallo Spirito Santo, ed è perché subito dice lo Spirito Santo che scende, e il bambino fa salti nel grembo di Elisabetta, poi ne parlerà anche lei. Ecco dunque i frutti della lieta notizia. Quando entra nella vita delle persone, come è il caso di Elisabetta, che accoglie il saluto di pace di Maria, bene, la lieta notizia genera gioia, alimenta esultanza, che è in realtà generata da che cosa? Non da un particolare stato d'animo, alla fine è sorretta dallo Spirito, perché guardate che la pace e la gioia di Dio sono possibili anche in mezzo alle tribolazioni. Ad esempio i discepoli, si dice, gli apostoli erano felici di soffrire per il nome di Gesù. Chi è felice di soffrire? Cioè, chiaro? La scena è stupenda, eh? Questo arriva pace e gioia in questa casa. Elisabetta parla, piena di Spirito Santo, perché è scesa su, è la Pentecoste di Elisabetta questa, e parla con parole profetiche. In questo senso lei incarna l'Antico Testamento, che è profezia del Nuovo, come lo fa anche Zaccaria dopo, suo marito, quando dal mutismo passerà alla lode. Mi piacerebbe che voi andaste poi in internet a vedere la scena dipinta dal Pontormo. Pontormo è un nostro interessante manierista del Sarto, quel gruppo lì del Cinquecento. Oggi è molto valorizzato il Pontormo. Il Pontormo ha dipinto questa visitazione con le due donne, peraltro, che ballano, proprio nel ballo, e le due donne in piedi dietro che le guardano. Lo dicevo già la volta scorsa questo, guardate, andate a vederlo perché è bellissimo. È una donna più anziana, è l'Antico Testamento, una più giovane, ma tutte e due dignitose, che guardano la danza delle due donne, una in modo evidentemente incinta, bene, e l'altra si capisce, appena appena accennato, che lì c'è una vita che comincia. Allora, Elisabetta parla. E in tal modo, attraverso le parole di Elisabetta, noi lettore, che cosa vuol dire? Il lettore, cioè noi, abbiamo un'istruzione di lettura, e cioè sei invitato a guardare Maria con gli occhi di Elisabetta. Guardala con gli occhi di Elisabetta e vedrai delle cose incredibili di lei. La scena di gioia tripudiante richiama ancora una volta il testo isaiano dell'arrivo a Sion, della messaggiatrice, della messaggera di lieti annunci, vi dicevo che è appunto femminile di per sé l'ebraico. Infatti la risposta di Elisabetta è un'esclamazione a gran voce, è un grido a squarciagola, proprio come fanno le sentinelle quando ricevono la besorà della Mebasseret, l'Evangelo dell'Evangelizzatrice. Senti, le sentinelle alzano la voce, insieme gridano di gioia, perché lo vedono con i loro occhi l'arrivo del Signore in Sion. Così continuava il testo di Isaia 52. Allora, intanto è interessante, Maria non parla, eh? Maria rimane in silenzio e ascolta il discorso di Elisabetta. È una figura silenziosa estremamente suggestiva, perché oltre a aver portato la buona novella e a portare il sospirato saluto di pace,
perché quando lei ha salutato con la pace tutto questo avviene, sa insieme tacere ed ascoltare per contemplare i frutti dell'Evangelo. Questo è uno stile anche di chi porta il Signore, eh? Non deve parlare sempre lui, deve parlare al momento giusto e sapere tacere e ascoltare molto. Questa è Maria. Poi il silenzio finirà ed ella parlerà, ma non per parlare di sé, ma solo per magnificare Dio. Lo vediamo dopo. Tenendo presente che Luca sta tracciandoci un ideale del discepolo apostolo, dell'annunziatore cristiano, si comprende un chiaro insegnamento. L'annunzio, veramente efficace, affonda le proprie radici nell'ascolto e nella contemplazione. Questo è chiaro. Adesso ascoltiamo cosa dice Elisabetta di Maria. Analizziamo ora il discorso di Elisabetta. Ella inizia con una esclamazione, che non è, se mi permettete, una semplice felicitazione: benedetta tu tra le donne. E conclude con un'altra affermazione, che analizzeremo anch'essa: beata colei che ha creduto. In mezzo ci sarà questa interrogativa: a che debbo che la madre del mio Signore venga da me? Allora, io parto da questo versetto centrale, poi vedo le due esclamazioni. Perché è utile partire da questo versetto, da questa domanda che si pone Elisabetta? Ella mette in risalto la consapevolezza della sua indegnità e ovviamente per contrasto l'enorme dignità della Mater Tuculium, la madre del Signore mio. Madre del mio Signore, è un'espressione altissima, lo capite bene, eh? Oltretutto, questo tipo di domanda ricalca una che noi ritroviamo nell'Antico Testamento. Com'è che viene da me la madre del mio Signore? Così sarebbe in greco, no? Come chiedeva Davide quando vuole trasportare l'arca? Come potrà venire da me l'arca del Signore? Come potrà? Allora, la domanda di Davide indica anche un'esitazione ad accogliere l'arca del Signore, che resta una cosa temibile per l'uomo. Vi ricordate che avevano toccato l'arca e Uzzà, poveretto, era caduto per terra fulminato. Qui invece lo stupore di Elisabetta non è di paura, ma è tutto intessuto di gioia, di ammirazione, di gratitudine, senza ombra di timore. Cioè, cosa mi sta capitando? È venuta da me la madre del mio Signore. Cioè, ma mi capitano proprio tutte, nel senso più bello della parola, no? Una volta, vi ricordate quando Giovanni Paolo II era ancora in forma e andava in montagna? Era andato su in una zona di Val d'Aosta e a passeggio, non mi ha detto nessuno, il giorno dopo o due giorni dopo sarebbe stato lì ad Aosta a fare la celebrazione solenne. Entra in una baita di un signore, sua moglie non c'era perché era scesa e giù a basso per essere pronta però per vedere il Papa. Gli è arrivato lì il Papa ed è stato un momento anche per lui bellissimo, no? Chiese solo, ha detto: se voglio salvare il matrimonio, santità, riceva mia moglie, perché se no io non vivo più. Cioè, da che cosa gli, insomma, che lui abbia avuto la fortuna di avere nella sua baita il Papa, lei che è andata giù apposta a cercarlo, non vederlo sarebbe stata una cosa come il sarto dei promessi sposi, insomma. Allora, infatti io sorridevo, però pensate alla gioia, alla sorpresa, no? Di vedere di lì. Questa è una sorpresa infinitamente più grande, eh? È la madre del mio Signore che viene da me, la madre del mio Signore, da Kyrios. L'espressione, quindi, con cui Elisabetta si rivolge a Maria indica la ragione della grandezza e della dignità incomparabili di colei che è venuta a visitarla. Quel figlio che Maria porta in grembo è il Kyrios, è il Signore. Si può dire che la grandezza del figlio comunica ulteriore dignità anche alla madre. E se in Israele, ma io penso ovunque, la maternità è sempre qualcosa di molto alto, vi ricordate, c'è un monumento alla maternità in Israele. Quello a Rachele, no?
Rachele che muore di parto, partorendo Beniamino, e allora Giacobbe fece erigere sulla tomba di Rachele una massebà, e la massebà della tomba di Rachele c'è, vive fino ad oggi, cioè è come se dicesse sempre, è un monumento alla maternità. È grandioso questo. Allora, la maternità della madre del mio Signore. Le affermazioni di Elisabetta richiedono una spiegazione per non suonare troppo roboanti, eccessive, ed è quanto lei si affretta a precisare. Dio lo dice, ecco appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha fatto salti di gioia nel mio grembo. Solo in questa parte del versetto Elisabetta parla di sé, per il resto non parla di sé, mostrando la consapevolezza della sua povertà, della sua pochezza ed insieme di essere oggetto di una grazia immeritata. Guardate, io quando faccio un po' di meditazione su questo riconosco sempre avere la fortuna di avere come nostra madre la madre del nostro Signore. Ci è stata data come madre, donna, ecco tuo figlio. Ma ti rendi conto che grazia? Per commentarla cito un passaggio della vita di Teresa d'Avila. In una preghiera a Maria dice Teresa d'Avila: vedi Maria, tu sei un po' meno fortunata di me. Sì, perché tu una mamma come ce l'ho io tu non hai avuta. Questo è bellissimo, no? Al massimo Maria ha avuto Anna, ma Teresa dice io te come madre, e quindi vedi, sei meno fortunata di me, perché io, tu la madre come l'ho avuta io no, eh. C'è molto amore in questa battuta, anche molta ironia di questa donna, di questa grande santa. Bene, credo che in questo senso avete visto umiltà, fede, grandezza, capacità di stupirsi, sono tutti elementi che definiscono il cuore del credente. Sosto ora sulle due frasi esclamative che aprono il discorso e chiudono il discorso di Elisabetta. Sono anche importanti perché oltretutto noi le usiamo nell'Ave Maria. Allora, fermiamoci un minuto solo. Cosa vuol dire benedetta tu tra le donne? Quante volte avete detto questa preghiera? Scusatemi, uno trova subito la scappatoia, benedetto e benedire, dire bene. E va bene, si parla meglio di te che delle altre, cosa vuol dire? Cosa facciamo? Il concorso di bellezza, la Miss Universo della fede? Allora, lo dico in modo provocatorio, non dimenticate che poi il termine greco, benedire, suppone un termine ebraico, che è il barak, ma il barak non ha a che fare con col tema del dire bene. Barak è un'azione, ancora prima che una parola, è l'azione che fa vivere, che dà prosperità, questa è la benedizione. E l'uomo benedice nel senso che riconosce che la benedizione gli viene da Dio. Benedetta tu tra le donne non è benedetta da noi, è benedetta da Lui. Mi sono spiegato? Da Dio. Ma non è finita. Questa espressione, benedetta tu tra le donne, richiama alcune espressioni bibliche. Ad esempio, Abramo viene dichiarato benedetto dopo che torna dalla guerra contro i re Edomiti, i re Elamiti, scusate, che avevano sequestrato suo nipote, lui lo libera. E Abramo viene benedetto poi il Dio di Abramo. Da Melchisedec. Attenzione, se voi leggete il brano di Cantico di Deborah, si dice di Giaele: benedetta tu tra le donne della tenda, cioè tra le beduine. Ma sapete chi e cosa aveva fatto Giaele? Aveva ottenuto la vittoria su Sisera, quello che l'aveva inchiodato giù con un picchetto, no, per terra. Giaele. Benedetta tu tra le donne, benedetta tu tra le donne della tenda. Se noi andiamo a prendere il testo deuterocanonico che noi abbiamo nella nostra Bibbia, noi cattolici, è una delle ragioni per cui non era molto amato dal mondo evangelico, era che aveva impressioni un po' troppo mariane per loro. Quando viene Giuditta, viene benedetta tra le donne. Giuditta ha ottenuto la vittoria contro l'Oferne.
Quando si dice queste benedizioni vuol dire che si riconosce che Dio ha dato a quell'eroe o a quell'eroina la vittoria. Se io dico benedetta tu tra le donne, sto dicendo non il confronto tra Maria e le altre, non offendetevi, tra Maria e voi altre donne, anche le migliori di voi, non è questo. È una cosa più seria, più radicale. Cioè Dio ti ha dato la vittoria. Non è un confronto tra Maria e le altre donne, ma l'espressione con cui si dice tu sei la vincitrice, perché la vittoria te l'ha data Dio. Tant'è vero che quando si benedice l'eroe, poi si benedice il Dio che ha dato la vittoria all'eroe o all'eroina. Va bene? E qui qual è il Dio che ha dato la vittoria alla eroina che è lei? Il benedetto? Il frutto del tuo grembo. Puoi renderlo in due modi, oggetto della benedizione di Dio è tu sei, in quanto hai avuto la vittoria, e oggetto della benedizione di Dio è il frutto del tuo grembo. Oppure, se noi siamo abituati a rileggere nella chiave del Primo Testamento queste parole, perché? Perché benedetto, cioè benedetto è Dio, è il frutto del tuo grembo. Il benedetto è Dio, Dio sia benedetto. È una bellissima preghiera, no? Il benedetto è Dio. Lei è benedetta da Dio e riceve la vittoria, e la vittoria gli viene da colui che è il benedetto. E il benedetto è il frutto del suo grembo. Vergine madre, figlia di tuo figlio. Di Dante. Pensate quando noi diciamo l'Ave Maria, quante robe diciamo, Dopo non è importante che uno stia lì a pensarle tutte, deve sapere che sta lodando Maria per la vittoria. E che razza di vittoria Maria abbia ottenuto, conseguito, lo si capisce dopo. Lo si capisce con l'ultima esclamazione. Beata colei che ha creduto. Se quel beata colei, voi dovreste metterci dentro un articolo, perché in greco c'è un articolo. Il greco, a differenza del latino, c'ha gli articoli. Allora, come l'italiano. Allora, il testo sarebbe beata la colei che ha creduto. La colei che ha creduto, cioè il suo nome, nuomo. È un altro nome. Prima l'abbiamo sentita chiamare la checaritomene. Poi abbiamo sentito chiamarla la eulegemene, cioè la benedetta. Poi la metatucuriumu, la madre del mio Signore, e adesso la sento chiamare come Macaria, cioè la benedetta, la felice, e poi mi si aggiunge Episteusasa. È come se lo facessi la colei che ha creduto con la C maiuscola. In greco una parola sola, Episteusasa, la Pisteusasa, la colei che ha avuto fede, la credente. Cosa ha creduto e perché è beata? Si può tradurre colei che ha avuto fede, che c'è un adempimento, che si compie la parola del Signore, ma si può anche tradurre, perché è la stessa cosa in greco, quella oti, si può anche tradurre così, beata perché c'è un adempimento delle parole del Signore. Il motivo della gioia è perché Dio adempie la sua parola. E d'altra parte è anche vero che con ciò che Maria crede, ed è la ragione della sua beatitudine, è che Dio adempie la sua parola. Crede alla parola che si adempie, ed è quella parola che si adempie la causa della sua felicità. Vi rendete conto la ricchezza di questo racconto, è bellissimo? Credo che proviamo a rileggerlo un attimo solo, mamma mia. Maria si alzò e in quei giorni andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta, e appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a grande voce. In realtà il testo è: si mise a gridare con foneme gale, si mise a urlare con voce grandissima. C'è proprio una cosa da, noi diremmo, un po' da Sud Italia, no? Come clima, diciamo, culturale. No, è volutamente così, cioè di emozioni espresse
ad alta voce, no? Molto mediterranea la scena. E benedetta tu tra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha saltato di gioia nel mio grembo. E beata la colei che ha creduto che c'è via un adempimento di ciò che il Signore ha detto. Cioè che ciò che il Signore ha detto si compie. E Maria è rimasta in silenzio, come voi. A questo punto, allora Maria disse, leggiamolo in Magnificat: l'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre. Allora, avete visto il contesto in cui vi ho detto il Magnificat, che è fortemente illuminante. Ve lo spiego, cerco di essere un po' più breve, perché sennò non arriviamo più, però dopo avete lì il testo anche. Allora, Elisabetta esplose in un grido di giubilo incredibile, parole piene di ammirazione e di lode. Ebbene, Maria avrebbe potuto, forse votato di noi, hai proprio ragione, guarda, sono stato tanta, questa è una Maria secondo Don Patrizio. Allora, Maria risponde fondamentalmente dicendo così, guardate, è in sintesi, non io, lui. È rimasta in silenzio, sente il dovere adesso di dire, l'attenzione non si deve posare su di me, l'attenzione vada a lui. È chiaro? Questo è bellissimo, questo spostamento. Quindi non si mette a celebrare se stessa, a compiacersi di quanto ha sentito dire, a schermirsi in qualche modo, ma cosa dici mai? Che poi è un modo per dire ripetimelo. Lo sapete bene, quando ci si schermisce non si sa mai se ci si sta schermendo o no, eh? Tutto questo non importa a Maria, perché ella è una persona non ripiegata sul proprio io, se mi permettete un io enfatico, che poi è l'io minimo. Quanto ha sentito dire da Elisabetta la riempie di gioia, ma non per sé, perché ha udito in tutto questo le parole che in realtà non esistono, non esaltano lei, esaltano colui che l'ha benedetta. È lui che va benedetto. È stata accolta come la benedetta, cioè come colei che ha ottenuto la vittoria. In tale vittoria Maria e la stessa Elisabetta non possono che riconoscere il trionfo del benedetto. Ed è stata salutata come la madre del mio Signore. Eppure, se c'è qualche cosa di più grande che il fatto che sia la madre, cioè che Dio si fa uno di noi in questa storia. Poi vediamo adesso. Infine è acclamata come beata perché ha creduto. Maria accoglierà questa parola, lo dirà, d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Guardate che io devo confessarlo, io trovo il testo del Magnificat un trattato su Dio potentissimo. Cioè non fraintendetevi, non è un trattato secondo le modalità logiche e discorsive dei trattati, ma la sintesi, mi sembra una sintesi su Dio. Vuoi sapere il Dio del Nuovo Testamento? Fermati a guardare nel Magnificat e trovi il volto di Dio. Trovi il volto di Dio incredibile. Allora, una cosa che subito dobbiamo dire è che quando poi si prende il Magnificat è tutto intessuto di allusioni, di riprese dell'Antico Testamento. Quando ero ragazzo me l'hanno detto, io mi ribellavo, perché la cosa mi era stata presentata, bisogna dire non in modo molto brillante,
Nel senso che questo predicatore, lo voleva far vedere che lui era aggiornato, ne faceva risultare Maria una che aveva preso un po' di qua, un po' di là. A noi, quando eravamo ragazzi, questo significava copiare. Mi sono spiegato cosa intendo. Allora, scopiazzare di qua e di là, non è questo. Il fatto che Maria prenda tutto dell'Antico Testamento, che l'abbia preso lei o l'ha preso Luca, non cambia niente. Non proprio assolutamente irrilevante. Vuol dire che per capire la sua vicenda, quello che sta vivendo, lei ha bisogno delle parole di Dio. Lo farà la stessa cosa che fa Gesù, eh? Nei momenti strategici della sua vita, pensate alla passione e così via, Gesù, sulle sue bocche, ci sono i salmi, ci sono le citazioni dei profeti. Che cosa vuol dire questo? Non è egli più? Eppure no. Quella parola di Dio ti consente di dare parola ai tuoi vissuti. Quindi è meraviglioso, no? Come se lei stessa avesse bisogno, e però il risultato è assolutamente nuovo. Per un verso è fatto di continua allusione all'Antico Testamento, in particolare lo stupendo cantico di Anna, la mamma di Samuele. Questo è il testo più importante come riferimento, ma non solo, ma poi tutta una serie di altre allusioni che in realtà dicono la spiritualità del Magnificat, spiritualità del Magnificat, la spiritualità della parola di Dio che illumina le nostre vite, come ha illuminato quella di Maria. Seconda osservazione: il Magnificat è il canto degli Hanawim Adonai. Vedete cos'è quella parola lì? Dei poveri del Signore, di quelli che hanno nella vita Dio come loro vera e talora unica risorsa. Cioè non hanno altro che Lui. Mi sono spiegato? È come Samuele, la mamma di Samuele che va nella sua povertà e afflizione ad aprire il suo cuore al Signore. Non altro che il Signore. Ecco, penso ad esempio a uno dei salmi degli Hanawim Adonai. Tra parentesi, questi salmi degli Hanawim Adonai sono spessi proprio espressi in prima persona. E Maria non si rivolge, non dice magnificate con me il Signore, esaltate insieme il suo nome. Si mette in prima persona a parlare. L'anima mia magnifica il Signore, il mio Dio esulta in Dio mio Salvatore. Così sono i salmi di Hanawim Adonai, dove il salmista parla in prima persona e loda in prima persona. Penso al Salmo 34. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore. I poveri ascoltino, si rallegrino. Ma poi si rivolge, magnificate con me il Signore. Allora esaltiamo insieme il suo nome. L'anima di Maria che magnifica il Signore significa, poi cosa vuol dire l'anima mia? Cioè la mia interiorità, il mio desiderio più profondo. Quello che è il tessuto, l'anelito più profondo della mia vita. Non dimenticate il concetto di anima nel linguaggio biblico. È innanzitutto il desiderio, l'anelito. L'anima mia ha sete del Dio vivente. La mia anima è terra arsa di acqua, è terra arsa è bisognosa d'acqua, no? Piena di sete. Questo è là. Tant'è vero che la parola anima, sapete da che cosa deriva in ebraico? È una parte del corpo, è la gola. La parola anima è l'estensione del concetto di gola, perché noi siamo una gola che ha bisogno di cibo, di aria, di acqua, e non solo di quello, perché non di solo pane vive l'uomo. Noi siamo una gola, pensate all'espressione ancora, cioè come una cerva si allunga i corsi d'acqua, così la mia anima si allunga a te, oh Dio, no? Avete presente il collo delle cerve, sono molto lunghe i colli di questi, dei cervi, così via, no? Sono, ecco, la mia anima si allunga così. Loro si allungano per bere all'acqua, io mi allungo a te. Scusi, diventarsi una giraffa pur di raggiungere te. Va bene, era solo per entrare già in questo l'anima mia magnifica il Signore. E l'esultanza di Maria è in Dio suo Salvatore, che è espressa con un linguaggio tipico del linguaggio biblico. Usa una parola precisa, kaliahu, e indica una gioia piena, un rallegrarsi esondante proprio. C'è un'esultazione di gioia, eh? Cioè trabocca la gioia.
Nel Nuovo Testamento è spesso utilizzato a fianco di altri verbi indicanti la gioia, ma suggerisce anche una sfumatura ulteriore, è la gioia duratura, definitiva, escatologica, quella che non finisce quel momento che stai vivendo. Si può poi apprezzare il fatto che nel testo originale il verbo dell'esultanza è al passivo, al passato, per dire che la gioia di Maria non è solo di adesso, ma si nutre ad un passato di fede nel Dio Salvatore, ad un'esperienza intima del suo essere stato il Dio per questa umanità. Sto pensando al Salmo 90, di generazione in generazione, oh Dio, tu sei stato per noi un rifugio. Se devo pensare, un rifugio di generazione in generazione, questo sei stato per noi. Allora, è come se dicesse, non è che adesso lodo, la mia lode affonda le radici nel passato ed è contrassegnata da una gioia che non verrà meno, escatologica. C'è una gioia che non finirà e le cui radici sono nel passato e questa gioia è presente, te la esprimo. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Perché ha guardato? E io, avete lì il testo, so di essere un po' noioso, ma il verbo non è semplicemente blepo. Blepo, io guardo. Adesso mi vado sopra e vi blepo. Vi guardo dall'alto, vi guardo così. Pongo il mio sguardo su. Così come si erano posati su di lei, si poserà su di te l'ombra dell'Altissimo, scenderà su di te lo Spirito Santo. Vi ricordate? Tutti là, i verbi in greco sono sempre con quella particella all'inizio, con epi, epi. E adesso c'è epi blepo. È un posarsi dello sguardo di Dio, che è il contrario del dare una fudata. Ci guardo un attimo, ah sì. No. Lo sguardo si è posato su di me. Guardate che è la stessa cosa che dice Anna, la futura mamma di Samuele, ovviamente nel testo greco. Signore degli eserciti, se vorrai volgere il tuo sguardo, in greco è se guarderai su con uno sguardo che si posa su. Su di me, Se guarderai su di me con uno sguardo che si posa su di me, sulla miseria della tua schiava e ricordarti di me. Cioè il Signore mi ha proprio guardata. Mi ha guardata con attenzione, il suo sguardo si è posato su di me. Si nota subito quindi la vicinanza tra questa espressione di Anna, mamma di Samuel, e quanto dice Maria. E anche la presenza del tema dell'umiltà, della bassezza. Attenzione all'umiltà non come virtù, Scusate, uno, a parte io e il vostro reverendo, che siamo i più umili di questa sala, ma... e anche gli altri reverendi qui presenti, ma un po' meno umili, io e lei di più. Capite bene che la cosa più buffa del mondo sarebbe. Maria, volete che si metta a lodare come sono umile, come sono umile? Il termine è tapino, sì, è tapino ciò che è tapino, la bassezza, l'insignificanza, l'irrilevanza, proprio la rilevanza anche sociale, no? L'inadeguatezza. Rispetto al suo sguardo amoroso che si è posato su di me, che cosa sono io? Guardate che è proprio il grossimono, no? Il suo sguardo si è posato sulla mia radicale bassezza. Nella spiritualità dei poveri del Signore, l'umiltà, la tapenosis, assume una connotazione religiosa perché dice la totale inadeguatezza umana che porta il credente a non confidare più in se stesso, ma soltanto nel Signore. Che cosa? Confido nelle mie forze o nel Signore? Con questa parola di Maria, quando è intesa dalla prospettiva di lei che sta parlando, si dice, ma voi capite benissimo, questo è il paradosso, no? Dio tanto è distante da me, ma insieme anche questo radicale abbandono fiducioso di Maria. Ha guardato sulla mia povertà. Attenzione bene. Cos'è che dice il testo? Perché ha guardato l'umiltà mia, giusto? Versetto 48. Perché ha guardato la mia umiltà? Ha guardato l'umiltà della sua serva.
Vi ricordo che nell'annunciazione lei si è messa, ha detto: io sono la schiava del Signore. È la spiritualità dei servi, cioè io, nel senso più alto della parola, eh? Se c'è una cosa grande è essere servi del Signore. Mosè ci impiega una vita per diventare servo del Signore, Gesù è la stessa cosa. Ad esempio, quando leggete il Deuteronomio e Mosè è servo del Signore, morì in quel luogo, servo del Signore, leggete Giosuè, era aiutante di Mosè, alla fine della sua vita Mosè è Giosuè, servo del Signore. Pensate ai sangue dei servi, come gli occhi alla mano dei servi alla mano della loro padrona, così i nostri occhi sono rivolti nel Signore, nostro Dio, perché di noi abbia pietà. Allora, e che cosa chiede? Ad esempio, sto pensando a Deuteronomio 10, versetto 12, è una pericope meravigliosa quella del capitolo decimo di Deuteronomio. Vi dico solo l'inizio, eh? Che cosa chiede a te il Signore tuo Dio, se non che tu tema il Signore tuo Dio, che cammini per le sue vie, che lo ami, che tu serva il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima. La parola servire alla fine sintetizza tutte le precedenti. Camminare, amarlo, temerlo, concretamente poi servirlo. Ecco, vedete, ha guardato l'umiltà della sua serva, la mia vita è totalmente consegnata a lui. Di primo acchito, la beatitudine che Maria preconizza per sé, d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata, sembra evocare il contesto originario, cioè le congratulazioni, le felicitazioni. Ma la parola di Maria trascende questo senso immediato, perché lei sta già sperimentando la beatitudine, perché si è posato su di lei lo sguardo del Signore. Le parole di Maria, allora, scusatemi, rievocano di nuovo le scritture di Israele. Soprattutto sto pensando quando Malachia in 3:12 dice: felici, beati, vi diranno tutte le genti, perché sarete una terra di delizie. E qui dice di generazione, d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Quindi Israele, Maria si identifica con il vero Israele, con questo resto del popolo di Dio, in cui sono benedette poi tutte le nazioni. Non dimenticate, adesso accelero un tantino perché divento troppo lungo. E pensate a tutte le beatitudini, il linguaggio delle beatitudini. Ma arriviamo a un punto assolutamente decisivo. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione è la sua misericordia per quelli che lo temono. Mettere insieme queste cose è veramente una cosa incredibile. Perché? Lo definisce l'Onnipotente, il Pantocratore, assolutamente, la traduzione ebraica sarebbe l'Adonai Sabaoth, il Dio delle schiere. È il Kadosh, il radicalmente diverso e altro da noi, Kadosh, quindi il Kadosh Israel. Santo è il suo nome, che ha rivelato tutta la santità del suo nome. Eppure lei contempla questo Dio Onnipotente. E santo, come si manifesta la sua onnipotenza e santità? Non nello stare lontano, ma nel ricoprire di misericordia tutte le generazioni. Lei è la cantrice della misericordia, la cantatrice della misericordia di Dio. È come se vedesse tutta la storia degli uomini coperta da questo manto della misericordia. È in questa misericordia che si rivela tutta la santità di Dio e la sua potenza. Vedete, io trovo, quando vi dicevo che è un trattato di teologia sull'identità del Dio delle scritture, è immenso questo testo. Ha fatti tremare le gambe. Allora, grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, santo è il suo nome, di generazione in generazione la sua misericordia. L'inno che Maria sta elevando a Dio riprende il linguaggio del Primo Testamento sulle grandi cose, sulle meraviglie che Dio compie. In questa liberazione Dio ha dimostrato tutta la sua potenza, ha liberato di essere il Dunatos, il potente, il campione che lotta per i suoi protetti. E Maria riconosce in quel Dio colui che è il santo, anzi noi diremmo con la luce di Isaia, vi ricordate?
quando i serafini che si devono coprire il volto per non venire bruciati dal volto di Dio. Sapete cosa vuol dire serafino, eh? Cosa vuol dire serafino? Bruciante. È il verbo bruciare, sono esseri di fuoco. Si devono coprire il volto a loro che sono fuoco puro per non venire bruciati. Cos'è quel volto? Cos'è quel volto? E intanto gridano il Kadosh, 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 Adonai Sabbat. Chiaro, no? Il Santus, 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 Dominus Deus Sabbat. Allora, credo che... E Maria unisce a questo, questa tenerezza di Dio che si distende, queste viscere di misericordia, questa maternità di Dio sulle generazioni. Quindi dopo aver celebrato la potenza e la santità di Dio, che dona il suo nome, il santo è il suo nome, quindi è il Dio che si è fatto conoscere, Maria non può che indicare la verità di questo nome nel suo agire misericordioso. La verità del nome la coglie nella misericordia. Abbrevi un attimo, leggendovi solo la griff di Dio, lo leggo, dai, così velocemente, e la vocalist. Allora, il Magnifica ci porta così a contemplare lo stile di Dio, il suo modo di agire inconfondibile. Questo è già anticipato nella identificazione della sua potenza con l'agire santo e misericordioso. Guardare però lo stile divino non è considerare qualcosa di grande che non riguarda però colui che lo contempla e che lode il mistero di Dio. Al contrario, è un vedersi nella sua luce, un comprendere in modo diverso la propria vita. Cioè, se mi permettete, il Magnifico è una controstoria, ti dice ciò che davvero vale. Dire che Dio è potente non è una realtà che schiaccia l'uomo, perché la sua potenza si manifesta nel dare dignità alla creatura amata. Questa dignità è un dono che non è una conquista assicurata dal potere o dall'avere o dall'apparire, che sono poi quelli sotto, no? I superbi, i potenti, i ricchi, quelli che hanno il potere, quelli che sembrano... L'importante è credersi, l'importante è avere potere, avere soldi. Non conta niente. Al contrario, il Dio del Magnificat rovescia queste false dignità, che sono in realtà idoli. Su questo aspetto sosta la seconda parte del Magnificat, quella che esalta la griff di Dio, sulla storia. Noi diremmo proprio il brand del suo prodotto. Allora, Maria contempla una sorta di controstoria che Dio immette nella storia degli uomini. Secondo la nostra logica sono i potenti, i ricchi, coloro i cui piani riescono a sembrare i benedetti dal Signore, ma non è così. La controstoria che Dio mette in atto non è un rivesciamento, se mi permettete, pieno di risentimento. Oggi a te, domani a me. Oggi sei su tu, ma domani prendo il posto io. È la controstoria della fede, che è un modo diverso di vedere le cose e i valori della vita. Chi accoglie questo sguardo sulla storia umana e sulla vita, come fa Maria, sperimenta la potenza e la gioia dello Spirito. Questo sta dicendo il Magnifica. Devi imparare a vedere le cose nell'ottica della fede di Maria. Allora tu vedi che è vero questo. Allora, in questo senso, il tono del Magnifica non è quello di chi racconta una favola o di chi fa appello alla propria volontà per dire voglio essere ottimista. È una celebrazione a voce piena di uno sguardo nuovo che Dio stesso consegna ai credenti. Lo ripeto, Maria non sta qui formulando delle proprie idee, ma sta passeggiando nel giardino delle scritture, per usare un'immagine di Ambrogio, quando dice, quando apro le scritture, mi sembra di passeggiare nel giardino di Dio, di nuovo, no? E Dio torna a passeggiare con me. Le scritture testimoniano come Dio soccorre il povero, protegga l'orfano e la vergine, ami il forestiero e gli dia pane e vestito. Così diceva Deuteronomio. In fondo è questo che sta dicendo lei. Concludo. Ha soccorso Israele suo servo ricordandosi della sua misericordia e poi il testo aggiungeva, come ha detto ai nostri padri, ad Abramo la sua discendenza nei secoli. Le ultime parole di Maria nel Magnificat sfociano nel riconoscimento della fedeltà di Dio, il quale attraverso la divina maternità di Maria attua la promessa ai padri, ve la sintetizzo in poche parole. La promessa della discendenza non c'era bisogno, già c'era. La promessa della terra, Israele è nella terra, nel periodo in cui Maria
riceve l'annunciazione che va sulla montagna di Giuda, Israele non è cacciato lontano dalla terra, avverrà un po' di anni dopo. Qual era la promessa che attendeva ancora di essere realizzata, la promessa fatta da Abramo ai padri? La discendenza, la terra e la benedizione delle genti. In te si diranno benedette tutte le genti. Maria riconosce che grazie a quel figlio la promessa fatta ai padri riceve pieno compimento. La terra già c'era, la discendenza già c'era, mancava la benedizione per le genti, per le generazioni. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Quindi la promessa fatta da Abramo si è compiuta pienamente. E lei che cosa, no, cosa canta in sostanza? Che Dio è fedele. Ha soccorso Israele suo servo ricordandosi della sua misericordia. Ancora una volta è la sua misericordia. Ricordandosi di quanto aveva promesso ad Abramo e come aveva detto ai nostri padri, ad Abramo, la sua discendenza per sempre. Quindi io vedo che la promessa fatta a Dio ai padri si sono realizzate grazie a quanto Dio ha fatto in me, anche se io sono assolutamente indegna e la più bassa delle creature, non mi guarda, non importa niente. Dio è fedele, Dio mantiene la sua promessa, Dio si ricorda della sua misericordia. È un bel canto, è il Magnificat. Sia lodato Gesù Cristo. Sì.